Giustamente, quando poi i nostri figli crescono, i capricci non sono più capricci, diventano lotte di potere, diventano conflitti. Non abbiamo più il bambino che piange, che alza le mani, vuole essere preso in braccio perché magari non vuole andare all'asilo, non vuole mangiare o che so io, ma abbiamo il nostro tredicenne, dodicenne, quindicenne, sedicenne che ci dice: "No, io questa roba oggi non la faccio. Sparecchia tu, fattelo tu. Che cosa vuoi da me? Basta, mi avete rotto, me ne vado in camera e sbatto la porta." Anche se queste lotte di potere dei ragazzi di oggi sono comunque più eclatanti di un capriccio, perché sbatto la porta e me ne vado, urlo, butto per terra le cose, le spacco, tutto quello che ti viene in mente, i principi, la dinamica per risolvere queste difficoltà è la stessa che noi potremmo vivere con un bambino di 3 anni, perché le cose che dobbiamo fare alla fine sono sempre le stesse. Sicuramente lo faremo con un linguaggio diverso, perché con un quindicenne non ti metti lì a dirgli: "Oh, amore, cosa è successo? Dillo alla mamma" o cose di questo tipo, ma lo affrontiamo con un linguaggio adulto. Mannaggia, tutta sta rabbia, tutto sto nervoso, ci credo. Fermiamo tutto, dimmi cosa sta succedendo. Quindi i principi sono gli stessi. Anche in questo caso noi dovremo sempre innanzitutto intervenire, perché ovviamente anche se hanno 13, 15, 16 anni, magari dovrebbero essere già in grado di esprimere le loro emozioni e essere ormai avvezzi a risolvere le loro difficoltà o a portarci delle soluzioni. Se non lo sanno fare e si arrabbiano con noi, è perché questi strumenti ancora non li hanno integrati. E quindi bisogna ricominciare da capo, bisogna partire da zero. E allora fargli vedere come si fa. Intervenire senza lasciar perdere la cosa, metterci dalla sua parte, quindi evitare di creare la classica lotta di potere dove io sono qua e ho ragione, tu devi fare quello che dico io. Tu sei lì e non hai ragione e non sei in grado di ascoltarmi, o hai soltanto delle storie o non capisci. Ma io mi devo mettere al posto del mio ragazzo. Quindi, come mai è così arrabbiato? Come mai è così frustrato? Come mai mi sta dicendo di no così eclatante? Magari ci tiene veramente tanto a fare quella cosa. E allora parliamone. Perfetto, dimmi qual è il problema. Non hai voglia di aiutare papà a svuotare la cantina? Bene, vorresti tanto andare a fare quella gita con quei tuoi 3 amichetti, ma quel fine settimana abbiamo un altro impegno e la risposta sarebbe no. Ma vediamo un attimo, come ti fa sentire questa cosa? Prendiamo in considerazione sempre il suo stato d'animo e esplicitiamolo. Terribile! Stavi giocando a quell'affare e adesso bisogna andare a svuotare la cantina. Cioè, assurdo! Il dramma dei drammi, ma che pizza! Smontare la cantina con papà, assurdo, cioè bruttissimo. Lo so, amore. Ascoltiamo la sua motivazione, accogliamo il suo stato d'animo. Hai ragione, ma chi avrebbe voglia? Soltanto che va fatto, dobbiamo farlo per forza. Allora, adesso insieme troviamo una soluzione. A quest'età, la soluzione potete anche trovarla insieme. Dammi delle alternative. Quando potresti riprendere la partita? Potremmo chiedere a papà se magari si può posticipare un quarto d'ora, così intanto finisci la manche e vediamo come va a finire questo livello del videogioco. Troviamo la soluzione insieme. Le chiavi importanti, perché tu potresti provare, puoi dirmi: "Roberta, non ha funzionato." E io ti dirò: "Lo so che non ha funzionato." Perché ci sono due elementi importanti di cui tenere conto. Il primo è il fatto che tuo figlio non si senta giudicato, non si senta attaccato. Perché se tu non sei neutrale e dentro di te, anche se cerchi di nasconderlo, sta partendo il giudizio, lo stai considerando inadeguato, lo stai considerando maleducato, possibile sempre costa play, devi imparare a lavorare, devi imparare che ci sono delle regole da rispettare, cosa ti costa mollare sto joystick e andare un attimo con papà? Per favore, se dentro di te c'è questo, non funzionerà. Con le parole potrai essere comprensivo, neutrale, tutto quello che vuoi, ma non lo sarai veramente. Lui lo sentirà e entrerà in opposizione, perché dentro di lui penserà: "Possibile? Possibile che nessuno capisca mai come sto io? Possibile che non capiscano quanto è importante per me finire questa partita? Possibile che non capiscono che è normale non avere voglia?" Quindi la prima cosa è il giudizio. Non far percepire e riuscire ad eliminare nel tempo il fatto che tu lo giudichi, il fatto che hai già un preconcetto nella testa di come devono andare a finire le cose. Secondo elemento per cui potrebbe non funzionare quello che ti ho detto all'inizio
all'inizio di questo video, è la relazione di fiducia. Come dico spesso, quando in questi anni ci sono delle incomprensioni, ci sono dei conflitti, non è mai perché un giorno un ragazzo si sveglia e decide di essere oppositivo. Diciamo che si raccoglie un po' tutto quello che è stato fatto o non fatto negli anni. Se negli anni precedenti non si è creato un clima di fiducia, ormai i nostri ragazzi partono diffidenti, non si confidano, non hanno voglia di dirti: guarda mamma, io non ho voglia di andare a aiutare papà adesso, come possiamo fare? Non hanno nemmeno voglia di essere collaborativi con noi o di farci dei favori, perché dal loro punto di vista è da un po' di anni che ormai si sentono non capiti, etichettati come sbagliati, etichettati come maleducato, e rispondi male, e non aiuti, e non studi abbastanza, e non porti abbastanza bei voti a casa, e questo e quell'altro, tratti male tua sorella. Quindi l'invito che ti faccio è: qualora non dovesse funzionare, accenditi questi due campanellini di allarme, osservati, chiediti: ma sono partita davvero neutrale o in fondo ero già lì ad arma tesa a dire so già che mi dirai di no, allora dovremo combattere perché dovrò convincerti? Oppure l'altro campanellino: la vostra relazione manca di fiducia, manca di ingranaggi che si incastrano e funzionano come si deve. Allora bisogna avere un po' di pazienza, armarsi di pazienza e iniziare piano piano a recuperare la relazione di fiducia. Se facciamo questo, poi funzionerà il mettere in pratica il fatto di intervenire, ascoltare le sue motivazioni e trovare insieme una soluzione.